artisti d'eccezione, musiche ed esecuzioni all'altezza delle aspettative, d'altronde Ambria Jazz è oramai sinonimo di qualità musicale di altissimo spessore, scenario altrettanto suggestivo. E così il concerto dei Francesco D'Auria Lunatics, Tino Tracanna al sax, Umberto Petrin al pianoforte, Roberto Cecchetto alla chitarra elettrica e Francesco D'Auria a percussioni, hang e tubi nel cortile di Castelmasegra si rivela da subito come una di quelle serate da ricordare per questa estate sondriese 2021, stagione nella quale tra mille incertezze ciò di cui abbiamo fortemente bisogno è sognare, viaggiare, andare via seppur soltanto con la mente, con i sensi, con l'anima. Ci vuole leggerezza e l'improvvisazione di questo ensemble riesce a concretizzarla, a trasmetterla al pubblico, che viene catturato da queste vibrazioni. Tanti i brani originali in scaletta che, sommati ad alcuni standard, tra questi alcuni a firma Thelonious Monk e Steve Lacy, grazie alla magica fusione dell'improvvisazione, rendono giustizia a questa manifestazione, un festival itinerante che fa del jazz e della musica contemporanea, più largamente della creatività, il proprio carburante. Tracanna, Petrin, Cecchetto e D'Auria, fautori di questo progetto nato nel Conservatorio di Milano, sono oramai di casa ad Ambria Jazz. Siamo veramente onorati di essere stati invitati a suonare qui a Ambria Jazz. Personalmente è un festival, prima di tutto, che aiuta veramente i progetti dei musicisti italiani e li valorizza, e quindi siamo veramente felici. E siamo a nostro agio. Sì, è una cosa un po' unica nel panorama italiano, è assolutamente meritoria, insomma. Ogni volta che veniamo qui siamo felicissimi. Lo sperimentalismo, il ritorno a ritmiche talvolta tribali nelle quali anche i suoni prodotti dai tubi in PVC riportano l'Africa ancestrale, crea un legame armonioso con le note raffinate del sax, vellutate del piano, rotonde della chitarra. Il pubblico gradisce, interpreta e si fa cullare qui, in questo antro che dalla sommità di Scarpatetti, altro luogo incantevole, domina il capoluogo. Siamo molto contenti perché, nonostante anche tutte le difficoltà che non stiamo qua a ripetere, perché sappiamo bene che lavorare adesso con tutte le norme COVID non è semplice, però ce l'abbiamo fatta l'anno scorso, ce la stiamo facendo anche quest'anno, siamo premiati perché abbiamo il nostro pubblico di aficionados e anche la qualità dei musicisti, devo ammettere che tutte le volte ci soddisfa parecchio.